Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Horizon Zero Dawn. Allora, nello scorso video avevamo sbloccato tutta la mappa, finalmente. Finalmente, cosa molto importante. Da notare che questa è una bellissima diga. Ci sto facendo caso adesso. C'è solo un campo di banditi, però non mi dice il livello. Non ci sono troppe zone, vabbè, queste di qui adesso le andremo a vedere. Come missioni, cioè veramente, questa, volevo fare questa, raggiungi il lago, però voglio evitare di passare da qui, onde evitare problemi con la quest principale. Quindi ci spostiamo qui, poi da qui andiamo qua sopra. Riprendiamo con la quest, tra virgolette, opzionali. Così poi ci facciamo tutte quelle principali, tutte di fila. Se rimane tempo, a fine episodio, ci andiamo a guardare quelle due zone di caccia. Altrimenti le sblocco da solo. Con lo lungo completato, va bene. Prendiamo da qui. Guardalo, guarda che collo lungo. Ora è un peccato che non si possa abbattere sta macchina. Allora, l'unica nota negativa di questa zona è che c'è troppa neve, troppa, troppa neve, ragazzi, mamma mia, il fastidio. Cazzo, una pecorella? Sì, c'è una pecora! Che caprotto! Cosa ho ucciso? Capra! Capra! Cazzo, pure la capra è qui. Adesso ci saranno i coglioni che seguono Sgarbi. Volpe? No. Guarda la volpe che è carina sotto la neve. No, mi ha fatto bene, dai. Il titolo è fatto abbastanza bene ed è veramente gradevole. Scorre veramente liscio come l'olio. Hai scoperto falò, grande cazzo. Il falò. Sento spari, è una mia impressione. Vabbè. Dante lo salvo. Ecco, lì c'è gente che sta cacciando. Diamo manforte. Diamo manforte. Ti ho dato una mano. Cazzo, ma con quell'archetto di merda che cazzo vuoi fare? Allora, spazzino demoniaco. Vabbè, ma danno sempre le stesse cose, ragazzi. Una seccatura. Spero tanto di vedere al più presto qualche nemico nuovo. Raggiungiamo il lago. Qui c'è anche un altro falò. Ma questa cosa non ci interessa. Il lago non è tanto distante, soltanto 150 metri. Questo che cos'è? Ah, capra già uccisa. Al massimo uccido. Vediamo se ci sono animali nuovi. Vabbè, capra già uccisa. Capra. No, è in vedetta. Vabbè, non c'è niente di particolare. Allora, la missione che voglio portare a termine è questa di qui. Vediamo se la trovo. Sott'acqua. Aloy indaga sulla fonte di un'improvvisa inondazione della valle. Intanto ci raccattiamo qualche erba medicinale che schifo non fa. Ok, c'è anche un log file qui e lo prendiamo. Io li chiamerò sempre log file. Ritorno a Singapore. Va bene. Ma poi le leggiamo tutte. Vediamo se poi riesco a trovarle anche off screen. Indaghiamo. Detective Aloy. Sei tutti noi, dai. Aspettate, aspettate, vediamo se c'è altro. No, ora me lo sblocco il falò, dai. Almeno. Ho scoperto falò, c'è pure un mercante. Vediamo qui cosa c'è scritto. No, niente, è tutto distrutto. Allora, io voglio dare una cosa. Ma l'archetto che voglio io. Che non è questo, ma è questo di qui. Vole, ne abbiamo. Ce ne mancano 7. Cazzo, vabbè, 11, scusate. 11, 11 pietre blu bagliore. Vediamo se qui c'è. Devono essere le rovine di cui parlava Lowline. Gran fracasso.
Allagate, come ha detto. Ok, vedo nemici molto molto cattivi. E una cosa che non mi piace è che non posso fare l'override sulle macchine. Trovo la fonte. È semplice, no? Cioè, non ha senso questa cosa. Vediamo, come facciamo a tirare giuste... Io con sti coccodrilli non è che sto tranquillo. Corpo è vulnerabile al fuoco, saccaggero è lì. Allora, facciamo così. Poi, cambiamo munizione. Preso, esplodi. Non gli abbiamo fatto assolutamente nulla. Una freccia non basta, ne utilizziamo forse più di una. Dai. Oh oh, eccolo. Oh merda. Risolviamo il problema alla radice. 2, 3. Abbiamo avuto una delle fionde migliori del gioco, però. Uno è andato. E la fionda, quella che sto utilizzando io, è quella della loggia. Veramente un'arma spettacolare. Però utilizziamo anche un po' di strategia. Cioè, stiamo parlando di un arco fatto ad hoc per il combattimento. Ok, ne manca uno ed è qui sotto. E stesso modus operandi. Frecce. Eliminati. Cazzo, 6500 punti di esperienza. Porca miseria, sono veramente tantissimi. Comunque il mio consiglio è: venite qui ragazzi con un setup veramente pesante e cattivo, e soprattutto con tantissimi serbatoi vampa. Ora da qui risale il fiume. What the fuck. Dovrei scendere a raccattare tutto, ma intanto mi servono i serbatoi di vampa. Subito. Prendiamo questo. E mi dà folgore che non mi serve. Vediamo. Naturalmente Aloy non sente freddo, perché questa cosa è stranissima. Frammenti e cavo. Però un bel combattimento, mi è piaciuto. I nemici sono molto forti ragazzi, i punti di esperienza parlano chiaro. Folgore. Ci servono i serbatoi vampa, ragazzi. Poi vi... Vabbè, una qualsiasi zona cervavito e ve ne andate a raccattare. C'è qualcosa per curarmi? Un po' di erba? Sì. Quindi la sacca medica, sempre al massimo, vi serve. Dobbiamo risalire il fiume. Vai Aloy, salviamo! Cioè, in compenso qui vi potete fare 24.000 punti di esperienza facili facili. Non sono difficili. Non sono affatto difficili. Però spero tanto che col nuovo arco, con queste nuove armi, la situazione cambi. Dobbiamo risalire. E risaliamo. Arriveremo alla diga. Ma è giusto? Sì. Sono sempre attenzione. Però i nemici sono tutti uguali per ora. Cioè, mi sarei aspettato qualche macchina un po' più diversa. Perché lì vedo qualcosa interessante. Però qui è un po' regalo e ci muore. Ok, passiamo da qui. Almeno se troviamo qualche punto dato. Dai, Aloy. È morto Aloy. Dov'è? Aloy? E che cazzo? Ecco. Deve essere la fonte dell'acqua. Sembra costruita dai predecessori. Ok, sentiamo i tacchini in lontananza. Non è un problema. No, però è bella. L'ambientazione, ragazzi, è bellissima. C'è poco da dire. Guardate, è veramente suggestiva. Questa è una cosa
Cioè, la direzione artistica ha fatto veramente un lavoro con i coglioni. Veramente un lavoro con i controcoglioni. È veramente bello da vedere. Cioè, io ho esplorato tutta la mappa, ragazzi. Vi posso garantire che è veramente bellissimo. Cioè, graficamente non sarà eccelso, perché ricordiamoci sempre che Horizon è un titolo del 2017. Però, cazzo, la direzione artistica fa paura. Cioè, riuscire a ricreare il mondo per come lo conosciamo, in maniera però del tutto, dopo 1000 anni, perché se non sbaglio sono passati 1000 anni, non è facile. Qualcuno voleva entrare. Ha distrutto la sporgenza per liberarsi della porta. Entra a preda grigia. Cos'è sto preda grigia? Ah, la diga. Entriamo. Poi pure i filmati. Cioè, c'è una direzione artistica veramente spaventosa. Sembra un film. Ecco perché la missione principale. Evacuazione consigliata. Bacino di piena compromesso. Il bacino di piena è gran fracasso. Esatto. Quindi in poca cosa questa è una diga. Poi Aloy è un ottimo personaggio. Non è antipatica e non rompe il cazzo. Sembra un centro di controllo. Ma che cos'è che ha fatto fluire l'acqua? Ma lì c'è qualcuno, o sbaglio? Ah, c'è un punto dati. Vediamo. Eccolo qui. Spettacolo segreto. Ah, ed è a più livelli. Ok, allora come vogliamo far partire questa cosa dell'addio? Potremmo essere le ultime persone a vedere questo posto. Già. Ma aspettiamo che finisce il... come si chiama? Spettacolo segreto, punti dati 1 di 25. Ah, gli audio. Ok, vabbè. Esamina il pannello. Da qui dovrei riuscire a spegnere questo posto. Ah, qualcuno ha fatto un disastro. Se avessi le parti giuste, quindi potrei farlo funzionare. Andiamo a cercarle. Qui ci sono delle batterie. Un'altra interfaccia olografica. Deve essere un... la posizione dei sigilli. Utile. Non è che ci vogliono le batterie. Qui manca qualcosa. Manca un pezzo. Non posso entrare senza. E pensate che ce ne servono 5 di queste per andare a sbloccare il... l'armatura nel gioco principale. Qualcuno è passato di qui. E da poco anche. E infatti vi avevo detto che c'era qualcuno. Il focus lo aveva rivelato. Vabbè, non credo sia cattivo. Vediamo. È l'occasione perfetta per fare una buona azione. Vabbè, liberiamolo. Stai bene? Tu non hai idea di quanto mi hai fatto felice. Ho creduto che il mio fuoco fosse estinto, la mia forgia fredda. Ma no, no, non il vecchio Gilden. Prego. Aspetta, comincia dal principio. Che cosa ci fai qua giù? Oh, le mie scuse. Se parli sempre da solo puoi raccontarti le storie nell'ordine che preferisci. C'è un manufatto in quel deposito che è molto importante. Devo recuperarlo, ma come avrai notato la porta non vuole cedere. Ho preso uno di quegli anelli rotondi dalla parete di fianco alla porta. Niente. Sono tornato al pannello col pulsante. Anche peggio. Il mio piccolo esperimento ha fatto allagare la stanza. Ah, bene. Un po', già. Da notare il doppiatore di Gildum è veramente famosissimo in Italia. Non ricordo i nomi, però è veramente uno bravo. I miei
passi attenti potrebbero aver contribuito un po' al crollo di un ponte. Quando il ponte ha iniziato a crollare, per via della fretta devo aver abbandonato quella specie di anello ingombrante alle onde. E quando ho deciso di rinunciare, la porta si è chiusa alle mie spalle. Ed è così che arriviamo alla situazione attuale. Allora, manufatto? Hai detto qualcosa su un manufatto? Certo. Quel deposito è pieno di tesori appartenuti ai predecessori. E uno in particolare mi ha attirato. Uno specchio molto intricato. Ho già visto una cosa simile una volta. La mia cara mamma me la portò da... ovunque fosse andata. Ricordo che l'ho preso, che l'ho fissato e... mi sono visto e... mia madre era alle mie spalle, sorrideva. E uno di quegli specchi è dentro... al deposito? Oh, sì, ne sono certo. Ho guardato dentro a quella stanzetta buia ed eccolo. Ne cercavo uno da molto tempo. Io... sì, stavolta lavoro di sicuro. Ok. Pannello rotto. Così hai trovato il pannello che controlla l'acqua? No, per puro caso. E poi hai rotto il pulsante. Sempre per puro caso. Quel pannello è l'unico modo per spegnere questo posto, da ciò che so. Non sarà affatto facile. Saresti sorpresa di trovare le parti che ti servono lì dentro. Il deposito è pieno fino in cima. Io non lo sarei. Va bene, anello. Beh, non c'è modo di entrare nel deposito senza un altro anello. È parte del meccanismo di chiusura che controlla la porta. Dici davvero? Beh, ma è fantastico allora. Meraviglioso, sì. Io ho due mani. Tu hai due mani. Perfetto. Salvatrice, mia salvezza. E se vuoi, perché no, certo che lo vuoi, mia complice. Insieme quell'anello sarà nostro e con lui il deposito e i suoi tesori. Non hai detto di averlo fatto cadere in acqua? Beh, lo ammetto, è un fattore che aggiunge un livello indiscusso di complessità alla missione. Va bene, ti aiuterò. Ok, dobbiamo sostituire l'anello ed entrare nel deposito. Poi aggiusto il pannello e spengo questo posto. E poi finalmente potrò mettere le mani sul mio specchio. Ok, Gilden. Come recuperiamo l'anello? È quello che dicevo, due paia di mani, amica, due paia di mani. Dietro di noi ci sono due gigantesche porte, ma credo che debbano essere attivate nello stesso momento. Insieme possiamo svuotare questo posto. Allora è meglio iniziare. Immagino di sì. Perfetto. Ma comunque i doppiatori di Horizon, ragazzi, veramente... Non posso di certo nuotare. Mostri sacri. Laggiù, ragazzo, la vedi la valvola? La mia sfortuna è che non conosco i nomi. E sarò io a questa. Dall'altra parte c'è un'altra valvola per chiudere la porta. Infatti, lui quella facile e noi quella difficile. Sì, ho capito che è dall'altra parte. Dobbiamo arrivare lì. Ma qui non ci possiamo tuffare, ma credo che qui si possa scalare. Volete vedere che adesso ci sono. Credevo di aver visto una specie di tunnel lassù. Per attraversare il baratro, sai? Eccolo qui. Anzi, dopo mille anni funziona, quindi controllo sempre la mappa. Non sia mai dimentico qualche punto dato. Cioè, se ce l'ho di davanti lo prendo, ragazzi. Altrimenti andare a cercare di proposito è una pazzia assurda. Non c'è niente. Certo che la ruggine veramente più 60% alla sacca medica. Mamma mia. Ora afferra la valvola e falla girare. Va bene. Un altro po' e dovrei riuscire a far muovere quella porta. Dovresti riuscire ad abbassare la porta ora. Hai ragione. Ora, quando chiudo questa porta, dovrei girare di nuovo la valvola. Dovrei sigillare questo posto. Ok. Fatemi controllare da quanto sto registrando. Marchiamo da stop e poi, vabbè, l'episodio lo registro tutto di fila.
Però non più di 20 minuti vorrei fare episodio, quindi stoppo, controllo e vediamo quello che tiriamo fuori. Allora ragazzi, termino qui questo episodio, mi raccomando lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Horizon Zero Dawn, alla prossima.